Colpi di tosse, il mistero dei tarocchi. La Torre, Michele Santeramo. Quando ci entri la prima volta, la tua casa ha porte e finestre. Ci sono correnti d'aria, le pareti sono dipinte di fresco, dentro c'è molto spazio, ti sembra vuota, la luce eccessiva, le mura apparentemente sono solide. Beh, è necessario fornirle delle suppellettili indispensabili, fare provviste per l'inverno, bisogna mettere delle tende alle finestre, catenacci alle porte, le mura esterne vanno rafforzate. È meglio blindare la porta d'ingresso. Non dimenticare la favola dei tre piccoli porcellini. Le favole sono sempre vere. Ricordi? Siamo tre piccoli porcellini. Uililin. Il primo ha costruito una casa di carta in stile giapponese. Il lupo ha spazzato via la casa con un soffio e si è mangiato il porcellino. Il secondo ha costruito una casa di legno, di tipo alpino. Beh, il lupo ha sfondato la casa con una zampata e si è mangiato il porcellino. Il terzo ha costruito una casa di città in mattoni. Il lupo non ha ancora mangiato l'ultimo porcellino, ma un giorno ci riuscirà. Ci vuole la pietra, ci vuole il ferro. La tua casa deve essere inespugnabile. Il lupo deve rompersi i denti e le unghie. Ecco, sarà una casa fortezza, sarà una fortezza. Tutte le porte, meno una, vanno murate. Le finestre si devono chiudere o restringere. Sono sufficienti aperture dove passa la testa di un uomo, ma non le spalle. Il tetto si potrebbe sfondare. Rinforzalo. Circondalo di merda in pietra. È possibile scavare un fossato tutto intorno alla torre per studiare un progetto dettagliato. Hai predisposto le difese, ora procurati armi per offendere. Armi da taglio, armi da fuoco, la cantina è una santa barbara. Chi ha paura del lupo cattivo? Sono passati gli anni. Non ho più le paure di una volta. Non sono più un piccolo porcellino. Non ho più la carne rosa, sono vecchio. Nessuno ha mai bussato alla mia porta di ferro. La mia casa è solida. Solo il fulmine di Dio può demolire la mia torre. Solo il fulmine di Dio. Nobili cavalieri, gentili e belle dame, ora che il precedente tarocco il proprio eloquio ha terminato, ascoltate l'editto del bagatto che dovrete rispettare, perché il viaggio di ciascuno non sia reso vano. Chiunque il proprio destino voglia esplorare, prima di chiudere deve commentare, indicando il successivo arcano che vorrebbe ascoltare. Solo così sulla rete sarà dato proseguire e la porta del futuro si potrà aprire. La maggioranza menerà la danza, deciderà in che modo s'avanza. Unico in questi frangenti sembra il destino di tutte le genti, ma nel caso riteniate vitale un responso individuale, come in precedenza già accennato, il rimedio perché ciò avvenga dal bagatto vi sarà rivelato. Ma attenzione, solamente quando avrete tutto e 22 le carte potrete uscire indenni da questa rete. Se alla fine voi non avrete tutte 22 le carte,
ma questo ve lo dirò alla fine del 22° arcano. Arrivederci. Taroccare, signori, taroccare.